Eccomi di nuovo qua, si avvicina la stagione estiva delle gare e quindi il resoconto di quest'anno è un bilancio abbastanza buono in quanto la gara invernale è riuscita bene con delle medaglie, quindi grande soddisfazione, ma comunque ci sono stati dei problemini da risolvere, un certo sovrappeso dovuto all'assunzione di un farmaco antidolorifico che mi è costato veramente parecchi chili e quindi ho dovuto lavorare tanto per ritrovare la forma. Purtroppo però il dolore alla spalla è rimasto, è soltanto un'infiammazione ma pare che sia un grosso lavoro per toglierla. Mi sono di nuovo rivolto al mio amico osteopata Valerio Vitale che mi ha visitato, ha osservato con molta attenzione la risonanza magnetica che ho eseguito e insieme abbiamo valutato la mobilità articolare di questa spalla e quello che si poteva fare in termini di riabilitazione. Da molto tempo avevo prenotato un'esperienza molto particolare, un digiuno prolungato nell'intento di risolvere alcuni problemi di, chiamiamoli, di intossicazione, di infiammazione dell'organismo. Finalmente ad aprile è arrivato questo momento, il medico che si occupa di digiuno terapia finalmente mi ha ricevuto nella sua città, che non è quella in cui vivo, quindi ho dovuto organizzare un trasferimento. Ho deciso di prendere un alloggio presso una struttura che si trova molto vicino a questo terapista, per questioni quindi di pratiche. Sono stato ospite di un convento di suore. Questa struttura ha calzato perfettamente con il tipo di esperienza che ho voluto fare. Infatti abbiamo vissuto in un modo molto particolare, la mattina molto presto già le campane suonavano per la sveglia. La sera molto presto a letto tutti quanti, dopo le 10 chiunque alloggiasse in questo convento doveva essere già rientrato e quindi ho vissuto in un'atmosfera veramente molto particolare questa esperienza di 3 settimane di digiuno a solo acqua. Sinceramente ero partito con l'idea di fare 1 o 2 settimane al massimo e quando mi sono trovato di fronte a questa organizzazione ho voluto spingere un pochettino al di là i miei limiti e sono riuscito ad arrivare a 21 giorni, ma devo essere sincero che l'esperienza è stata molto molto dura e anche abbastanza dolorosa. Il format di digiuno terapia eseguito da questo medico che mi ha seguito è molto particolare. Lui associa al digiuno l'agopuntura e anche altri trattamenti omeopatici. L'agopuntura insieme al digiuno si completa una vicenda e soprattutto l'agopuntura sostiene la persona che sta digiunando e quindi gli fa avere meno difficoltà nell'affrontare i giorni che passano, il sentimento della fame e se necessario anche i dolori che possono uscire fuori durante questo periodo. Il resoconto di questa esperienza di digiuno di 21 giorni, difficile da valutare. Contrariamente a quello che ho letto in molti libri sull'argomento, ho riscontrato delle cose molto diverse da quello che si dice. Per quanto mi riguarda, infatti, ancora non sono riuscito a capire l'efficacia di questa dura prova di 21 giorni. Sicuramente sul piano delle allergie, sicuramente sul piano della perdita del peso c'è stato un cambiamento evidente. Resta comunque da valutare, forse a lungo termine riuscirò a capire meglio quali sono stati gli effetti che questo periodo di digiuno prolungato sono verificati sul mio organismo. È probabile che questa esperienza la debba ripetere, probabilmente con una preparazione diversa, in modo che possa essere più efficace e comunque in modo da completare il processo di disintossicazione che ho sicuramente cominciato a fare. Gli effetti del digiuno sono stati ovviamente tanti, quello più evidente è stato la perdita di peso. Sono sceso di ben 12 kg e sono tornato a casa con evidenti problemi di forza, debolezza, spossatezza, eccetera. Ho ricominciato piano piano l'attività fisica, ho dovuto temporeggiare per quanto riguarda l'allenamento e la rialimentazione è stata molto molto graduale, a tal punto che ho deciso di farmi aiutare da una nutrizionista vegana, la dottoressa Roberta Bartocci,
che simpaticamente ha deciso di collaborare con me per poter riuscire ad arrivare in gara, alle prossime gare, nella migliore forma fisica. E questo non è facile, a pochi mesi dalle gare, uscendo da un digiuno così profondo, con una debolezza e un insieme di difficoltà così particolari, ho pensato bene di farmi seguire da un professionista. Tra non molto sarà il momento delle gare, le gare estive. Avrò fondamentalmente due gare da affrontare. Nel mese di luglio il campionato italiano che si svolgerà a Colle Valdelsa e che mi vedrà impegnato con più o meno gli stessi tuffi che ho portato al campionato mondiale in Canada l'anno scorso. E successivamente, durante il mese di agosto, mi recherò a Kazan in Russia per ripetere il mondiale. Questa volta cercherò di portare tuffi con coefficiente più basso, ma eseguiti in maniera più pulita, e quindi con la speranza di avere una media aritmetica dei punti finali più alta e quindi magari anche qualche medaglia.